Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come poter realizzare questa graziosissima borsa lavorata interamente all'uncinetto con il cordino. È molto semplice da lavorarla in quanto ho realizzato solo ed esclusivamente delle maglie alte. Questa borsa si chiama borsa Serena perché prende appunto il nome dal kit che la compone, che poi nei materiali ve lo dimostro. È veramente molto carina, molto capiente. Inoltre è una borsa che ha una fodera a sacchetto all'interno. Anche questo vi farò vedere dopo come metterla. Quindi veramente la possiamo usare in vari modi. Bene, andiamo all'occorrente e poi andiamo al tutorial. Allora, per realizzare la borsa io utilizzerò il kit Serena, il quale, questo kit è composto da un giro borsa, vedete, se lo acquisterete, vi arriverà a casa così come lo vedete, quindi già assemblato e bucherellato, pronto già per essere lavorato. Poi nel kit arriverà anche questo cordino Swan Glitter da mezzo chilogrammo. È un cordino veramente molto bello, ora non so se dalla telecamera si riesce a vedere, però è tutto sfumato di varie tonalità di colori e inoltre è tutto glitterato, quindi una volta che lo andremo a lavorare darà veramente un bellissimo effetto. Allora, nel kit vi sarà messa anche la fodera già cucita, quindi pronta per essere poi inserita nella borsa. Allora, io il tutto andrò a lavorarlo con un uncinetto numero 4,5. Allora, per poter acquistare il kit, io giù nell'info box vi metterò il link del sito dove lo potrete acquistare. Infatti è www.reteimprese.it materiale creativo. Poi sotto vi metto il link in modo tale che vi potete collegare e oltre a trovare cordino oppure giro borsa e uncinetto, potete trovare anche tantissimi altri materiali per la creatività. I prezzi sono buoni e io vi consiglio di andarlo a visitare. Bene, detto ciò, possiamo passare anche al tutorial. Allora, prima di iniziare a lavorare la borsa, voglio rettificare che l'uncinetto che andrò ad utilizzare per lavorare la borsa è un uncinetto numero 3, mentre invece prima, per errore, quando vi ho dato l'occorrente, ho detto che andavo ad utilizzare un uncinetto numero 4,5. Invece no, andrò ad utilizzare un uncinetto numero 3. Allora, iniziamo a lavorare la borsa da questo lato qua del pannello, dove c'è questa cucitura, quindi dal dietro della borsa. Quindi andiamo in un primo foro qua con l'uncinetto, prendiamo il cordino. In questo modo lavoriamo una maglia bassa in modo tale da agganciarci al lavoro. Ora lavoriamo una catenella e proseguiamo a lavorare in ogni foro due maglie basse. Quindi questa qua non la andiamo a contare perché è il punto in cui ci siamo agganciate. Ora andiamo a lavorare in ogni foro due maglie basse. Il primo giro è sempre un pochino più difficile. Allora, ripeto, due maglie basse in ogni foro. Quindi una. Due, poi vado nel foro successivo e lavoro altre due maglie basse. Lavoriamo, cerchiamo di lavorare in modo morbido, in modo tale che il lavoro non tira. Così. Quindi in ogni foro due maglie basse e questo lo facciamo per tutto il primo giro.
Quindi proseguiamo a lavorare in questo modo, due maglie basse in ogni foro per tutto il giro fino ad arrivare all'ultimo foro, che poi vi farò vedere come chiudere il giro. Allora, arrivati all'ultimo foro, lavoriamo le ultime due maglie basse. Ora andiamo a chiudere con una maglia bassissima dove abbiamo appunto lavorato la catenella. Infatti all'inizio, se ricordate, ci siamo agganciate al lavoro qua con una maglia bassa e abbiamo lavorato una catenella. Ora in questa catenella qua chiudiamo con una maglia bassissima, così. Ora dobbiamo proseguire a lavorare a maglia alta, infatti io tutto il resto della borsa l'andrò a lavorare solo ed esclusivamente a maglia alta, perché visto che il cordino già è glitterato e poi è tutto sfumato di vari colori, ho scelto un punto semplice perché già il cordino è ben elaborato. Quindi vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Che vanno a sostituire una prima maglia alta e lavoro una maglia alta in ogni maglia bassa sottostante. Quindi una maglia alta su ogni maglia bassa. All'inizio sembrerà un po' duro il lavoro, poi man mano che lavorate diventerà più facile, più semplice lavorare. E proseguiamo a lavorare in questo modo per tutto il giro. Quindi a maglia alta tutto il giro e ci ritroviamo alla fine del giro per farvi vedere come chiudere. Allora, ho terminato quasi il primo giro di sole maglie alte. Quindi vado a lavorare l'ultima maglia alta e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Quindi punto qua e chiudo con una maglia bassissima, così. Ora non dobbiamo fare altro che iniziare un nuovo giro, quindi ripetiamo sempre le 3 catenelle che vanno a sostituire una prima maglia alta e poi proseguiamo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta sottostante, così. Quindi un lavoro molto semplice e anche molto veloce. Quindi proseguiamo a lavorare in questo modo, quindi lavoriamo ogni volta che iniziamo il giro, lavoriamo le 3 catenelle che vanno a sostituire una prima maglia alta, lavoriamo tutto il giro, quando arriviamo a lavorare l'ultima maglia alta del giro, poi chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali e questo lo ripetiamo per tutta la lavorazione della borsa. Io ora non so di preciso quanti giri andrò a lavorare, però mi porto avanti a lavorare in questo modo, fatelo anche voi e ci vediamo poi alla fine della borsa. Allora, ho terminato di lavorare la borsa e da dove ci siamo agganciati, ecco, abbiamo iniziato a lavorare con l'uncinetto fino alla fine, la mia borsa misura 25 cm, quindi ho lavorato in totale 20 giri a maglia alta. Quindi per me bastano per poter completare così la borsa. Voi poi se la volete un pochino più lunga continuate con i giri a maglia alta. Ora non dobbiamo fare altro che chiudere qua, quindi abbiamo lavorato l'ultima maglia bassissima, magari ne possiamo lavorare anche un'altra maglia bassissima, così. E tagliamo il filo.
Quindi nascondiamo questo filo e ora non ci resta che andare a cucire il fondo della borsa. Allora, una volta che abbiamo sistemato il filo, per cucire, il fondo della borsa, io giro la borsa all'incontrario. Faccio in questo modo. La giro così. La sistemo bella dritta. E la andiamo a cucire all'incontrario. Andiamo a cucire il bordo. Allora, io andrò ad unire le due parti del bordo sempre con l'uncinetto a maglia bassa. Voi, se per voi è più comodo, potete anche cucire con ago e filo. Quindi prendo il mio cordino. Mi sistemo bene i due lati in modo tale che combaciano bene, così. E prendo l'uncinetto e lo punto nelle due maglie del lato opposto all'altro lato. Così, poi lo punto nelle altre due catenelle del lato opposto in modo da far aderire bene i due lati. Pesco il filo e lavoro una maglia bassa. Poi di nuovo punto di nuovo l'uncinetto nelle due maglie qua. Lo ripunto dall'altro lato e lavoro un'altra maglia bassa. Così. Di nuovo punto l'uncinetto, lo ripunto da quest'altro lato, pesco il filo e lavoro una maglia bassa. E facciamo in questo modo per tutta la base della borsa. Così. Arriviamo fino alla fine, in modo tale che vediamo come appunto viene la chiusura della borsa finale. Allora, una volta che abbiamo cucito tutta la base della borsa, siamo arrivati qua alla fine, dove abbiamo appunto unito con una maglia bassa le ultime due maglie insieme. Ora non ci resta altro che magari terminare il lavoro lavorando, una maglia bassissima. Proprio nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa. Facciamo questa maglia bassissima, tiriamo il filo e tagliamo. Tiriamo un pochino. Ora non ci resta che andare a nascondere i due fili, sia quello dell'inizio che questo qua finale. Anche se comunque poi una volta che foderiamo la borsa tutti questi fili non si vedranno più, però noi andiamo a sistemare ugualmente e poi rigiriamo la borsa. Allora, una volta che abbiamo cucito e rigirato la borsa, questo è il risultato. Vedete? Viene una cucitura pulita e molto regolare. Quindi a questo punto possiamo dire che la nostra borsa è terminata. Non ci resta altro che andarla a foderare. Una volta che abbiamo foderato la borsa è completamente finita. Quindi andiamo a mettere la fodera. Quindi una volta che abbiamo terminato la borsa, dobbiamo andarla a foderare. La fodera è a sacchetto, questa qua, che arriverà nel kit completa, già cucita, già pronta ad essere solo inserita nella borsa. Infatti, se vedete, a sacchetto che si chiude in questo modo con i laccetti, in modo tale che quando la inseriamo nella borsa e la chiudiamo così, funge anche da chiusura per la borsa. Ora vi faccio vedere come metterla. Quindi prendiamo la borsa e andiamo ad inserire dentro la nostra fodera in questo modo. Se vedete, infatti, qui c'è un bordino lungo qua, lungo una parte della fodera c'è un bordino cucito. Questo bordino lo dobbiamo posizionare qua
dove abbiamo iniziato a lavorare all'uncinetto. Quindi lo poggiamo qua e magari o facendoci aiutare da degli spilli oppure possiamo anche imbastire, andiamo a cucire la fodera tutto intorno. Tutto intorno, questo bordino andiamo a posizionare tutto intorno qua dove abbiamo iniziato, con l'uncinetto. Così. Poi magari poi andremo a cucire con dei punti nascosti con del filo di nylon, oppure con, se non avete il filo di nylon, con del filo in tinta in modo tale che non si vedono i punti. Quindi posizioniamoci tutta la fodera tutto intorno e la andiamo a cucire. Poi dopo vi farò vedere l'effetto che fa appunto questa fodera a sacchetto. Bene, una volta cucita anche la fodera, questo è il risultato. Vedete? Andiamo ad aprire in questo modo. E si chiude a sacchetto. Una volta che l'abbiamo chiusa, la borsa è ben sicura. Bene, questo è il mio tutorial della borsa, veramente molto carina e anche molto versatile. Inoltre si realizza anche in pochissimo tempo. Bene, io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata d'aiuto. Vi ripeto, per il kit della borsa vi metto giù il link dove potete acquistarlo. Io vi saluto sempre con tanto affetto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!